Ho 23 anni, dopo un percorso di studi di tecnico di sistemi energetici, mi sono proposto alla domanda di fattorino. Dopo un breve colloquio che ho fatto, sono stato subito assunto, però non ho mai svolto la mansione di fattorino. Mi hanno messo a lavorare dietro al banco come banconiere per servire i clienti. Sono sposato e ho 4 figli. Il mio percorso lavorativo fondamentalmente è legato al mondo della comunicazione e del marketing digitale, cui ho un'esperienza della durata di più di 10 anni. Sono nato nell'88, mi sono laureato in marketing e comunicazione all'Università Ca' Foscari di Venezia. Ho accettato fin da subito un contratto di lavoro, chiamiamolo così, a voucher. Questo con la promessa che sarebbe stata la prova e dopo un mese, massimo due, avrei avuto un contratto vero e proprio. Ho lavorato con contratti di diverse tipologie nel tempo. Poi ho avuto anche una esperienza di collaborazione lavorativa pagata con dei voucher che ovviamente mi è stata proposta come una soluzione temporanea. Io all'inizio ho accettato volentieri quel discorso dei voucher, però mi sembrava un po' strano che io avessi degli orari prestabiliti, perché i voucher dovrebbe essere un pagamento per lavori occasionali. Lavorare con i voucher posso dire che sia necessariamente qualcosa da considerare come un lavoro a chiamata, quindi di tipo assolutamente temporaneo e senza nessun tipo di impegno da parte di nessuna delle due parti. Ogni settimana mi veniva inviato un planning di quello che era il mio orario, ed era sempre lo stesso, da lunedì al venerdì. Variava al massimo se 5 ore al giorno, 7 ore al giorno, ma comunque era ogni giorno. Dentro questa azienda qua avevo un orario fisso praticamente di 5 giorni a settimana, dalle 4 alle 7 ore al giorno. Sostanzialmente non ho ricevuto più di una chiamata, perché l'accordo semplicemente si è sviluppato all'inizio e poi è andato avanti. Dopo, andando avanti col tempo, sapevo che avevo un tetto di 2000 euro, mi pare che fossero. Ho continuato a lavorare come banconiere, ma anche un po' come magazziniere, come ritiro merci, come consegne, sempre con questi voucher qua. Trascorso questo periodo in un'azienda, è stato molto facile per la mia titolare dirmi: ti faccio i voucher anche per altri 2000 euro perché ho un'altra azienda, invece che farmi un contratto. Quindi quel periodo di prova è stato dilungato per altri 2-3 mesi, sempre con un contratto a voucher, ma in cui andavo ogni giorno a lavoro. In quell'azienda ho esaurito anche lì tutti i voucher, il limite di 2000 euro annuali. Mi ha detto: ok, faccio l'ultima azienda voucher, che sarebbe la terza, fai anche quella voucher, dopodiché ovviamente ti faccio il contratto. Quello che è successo è stato ricevere la comunicazione via telefono di non presentarmi il giorno successivo, e questo è stato abbastanza destabilizzante. E poi mi mettevo ovviamente nella condizione di trovarmi improvvisamente a non poter far fronte a una serie di esigenze economiche per la mia famiglia. Quindi di fatto ci si trova ad essere disoccupati, senza nessun supporto e senza nessuna prospettiva in tempo zero. Dopo questo periodo di voucher ho avuto un contratto a tempo determinato di 6 mesi, poi rinnovato per un mese, durante il quale ho avuto riduzioni di orario in base a quelle che poi erano le esigenze dell'azienda, e il resto delle ore ero a chiamata sempre tramite voucher.
dopo 7 mesi di contratto a tempo determinato mi hanno fatto poi il contratto di apprendistato e questo ha un po' incrinato ovviamente i rapporti. Tra l'altro mi hanno anche lì dato delle ferie forzate perché tra virgolette c'è stata questa piccola discussione, quindi aveva quest'arma di ricatto, di insomma lasciarti a casa a riflettere nel caso ci fosse un po' di insubordinazione, che poi non era nulla di più di una richiesta di spiegazioni. Non ho avuto scelta, era così o chiamo un altro. Quando sono partito con i voucher la paga era di 7,50 e dopo col contratto a tempo determinato è salita ovviamente perché avevo 13esima, 14esima e la retribuzione di Renzi all'interno, e mentre col contratto di apprendistato la paga mi è scesa a circa 6 euro l'ora. Quella che doveva essere una crescita personale, quindi un inizio a voucher perché era una prova, perché bisognava conoscersi, poi si è tramutata addirittura in un susseguirsi di contratti che mi hanno portato poi, dopo oltre un anno di lavoro in azienda, ad avere una retribuzione inferiore a quella che era quella iniziale a voucher. Di 7,50 euro, è l'ennesimo strumento pensato per rendere più flessibile il lavoro, ma solo dalla parte, diciamo, dell'imprenditore. La paga di 7,50 euro netti all'ora è uguale indipendentemente dalle mansioni, dalle responsabilità e dalla criticità del lavoro che si viene a fare.